Mister Epifani, partiamo dalla partita, un bel Pineto che ha messo a larghi tratti a dura prova il Pescara. Ma abbiamo fatto secondo me una buona gara, una grande partita, perché dopo 2 settimane di lavoro e con i carichi che ci avevamo, la mia preoccupazione più grande oggi era quella di correre dietro una squadra nettamente superiore a noi, più avanti nella condizione, quindi poteva succedere qualcosa a livello fisico, ma sono contento. Poi la squadra ha fatto anche una grande partita, ha fatto quello che doveva fare, sono contento. Ho visto quello che stiamo facendo in queste 2 settimane, quindi per l'allenatore sono contento. Non si può non parlare del Pescara per quanto la riguarda, dato che è comunque una parte importante della sua vita calcistica e da allenatore. Com'è stato innanzitutto riaffrontare il Delfino e poi tanti ragazzi che lei stesso ha allenato ed è tornato ad allenare, per esempio Pierpaoli oppure Borrelli? Ma Pescara per me, lo ripeterò sempre, per me è il mio cuore. Sono pescarese, ho fatto tutte le trafile col Pescara, ho esordito con il Pescara. Ho avuto la possibilità di allenare la prima squadra, la primavera. Purtroppo non mi è andata bene, però lavorerò caparbiamente cercando di un giorno magari di avere un'occasione. Quindi nella vita bisogna porsi degli obiettivi. Sono venuto a Pineto con tanto entusiasmo perché è una società straordinaria, un presidente straordinario che ti mette nelle condizioni di lavorare in maniera impeccabile. Quindi lavorerò per questo, per un giorno, per magari tornare nella categoria dei professionisti. Poi magari sei il Pescara ancora di più.